È stato sequestrato questa notte, giovedì 22 marzo, intorno all'una, dai carabinieri, il forno per le pizze dell'associazione Fabbri e Giovane, che era parcheggiato nel cortile del municipio a disposizione delle pizzerie per le feste di paese, in particolare per pizze in piazza, seguito da una multa di 500 euro all'associazione. Proprio nella serata di ieri, come spiega Francesco Manfredi, presidente di Fabbri e Giovane, era stato concordato con il comandante della polizia locale lo spostamento. Dopo che il comune ci ha fatto fare la multa, ce l'ha posto in un certo senso sotto sequestro, a mezzanotte e mezza passata, anzi all'una, scusate, ma all'una, siamo qui che stiamo tribulando per portare via il forno, quando oggi alle 19 ho concordato col comandante dei vigili che l'avrei spostato venerdì mattina alle 9. Vi sembra logico?